WWF e Lega Ambiente, alla presenza dell'avvocato Francesco Paolo Febbo, che rappresenta entrambe le associazioni, hanno illustrato stamani in una conferenza stampa a Pescara il ricorso al TAR per la salvaguardia, dicono, del tratto di spiaggia tra i fiumi Foro e Arielli, minacciato dal bando emesso dal comune di Ortona per 10 concessioni balneari in uno degli ultimi tratti costieri integri presenti in Abruzzo. Obiettivo dichiarato del ricorso, proseguono Lega Ambiente e WWF, impedire la devastazione di una zona unica per la ricchezza e bellezza della vegetazione e per la presenza del fratino. Non c'è stato alcuno studio preliminare, non c'è stato alcun intervento e tra l'altro ci si è basati su un piano demaniale del comune di Ortona del 2011 che non è adeguato al piano regionale del 2015 e non è adeguato alle normative della legge finanziaria del 2018 che ha posto delle condizioni per rivedere le concessioni demaniali. Quindi è un piano sbagliato da rifare da capo facendolo precedere da uno studio serio e ovviamente tenendo conto delle peculiarità di quella zona che è un prezioso scrigno di biodiversità. Non può essere distrutto alla luce di un turismo antico che non può più funzionare. L'avvocato Francesco Paolo Febbo ha preparato un ottimo ricorso da questo punto di vista e confidiamo nel giudizio del TAR. Quella è uno dei pochi tratti abruzzesi in cui sono ancora presenti dune e dal punto di vista quantitativo è abbastanza importante perché è piuttosto lunga ed è la spiaggia nella quale c'è da alcuni anni a questa parte il maggior numero di nidi di fratino. Siamo entrati nel procedimento di ricorso contro queste concessioni rilasciate dal Comune di Ortona su un tratto di spiaggia a nostro avviso importante dal punto di vista della conservazione e della tutela ambientale, ma che è anche laboratorio di un nuovo modo di fare turismo, di un turismo che tiene al centro il tema della sostenibilità, che parla di via verde e soprattutto parla di elemento naturalistico come attrattore fondamentale della crescita di questo turismo stesso. Come per dire, non siamo solo quelli del no, ma siamo anche quelli del sì.